Sinner a Madrid, allenamento sfortunato con brutto incidente. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Il countdown per l'attesissimo debutto di Yannick Sinner sul campo di terra rossa di Madrid sta per arrivare al termine. Sabato, il numero uno delle teste di serie affronterà il suo primo match del Masters 1000 contro il suo compagno di nazionale Lorenzo Sonego. Ma sembra che il destino abbia deciso di mettere alla prova il giovane tennista italiano durante la sua preparazione. Mentre si allenava con Jordan Thompson, numero 33 del mondo e protagonista di una stagione promettente, Sinner ha vissuto momenti di sfortuna che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Durante una sessione di allenamento mirata al servizio, Sinner ha subito un colpo piuttosto insolito. Dopo una potente battuta, Thompson ha risposto con un tiro lungo che avrebbe dovuto finire tranquillamente fuori dal campo. Tuttavia, in un momento di distrazione, Thompson è rimasto immobile, permettendo alla palla di colpire Sinner sulla schiena. Un incidente che, seppur innocuo, ha suscitato non poche risate e commenti sui social. Ma la sfortuna non ha finito di bussare alla porta di Sinner. Più avanti nell'allenamento, è stato lo stesso Thompson a essere protagonista di un colpo imprevisto. Mentre testava i suoi servizi, una pallina ha colpito il telaio della racchetta di Sinner per poi finire direttamente sul suo viso, lasciandolo leggermente stordito e con la mano davanti alla bocca. Questi incidenti, sebbene parte del mestiere, hanno reso l'allenamento di Sinner un'esperienza memorabile. Un'anticipazione di ciò che potrebbe aspettarlo sulla particolare terra rossa di Madrid, resa ancora più imprevedibile dall'altitudine. Ma nonostante le avversità, Sinner ha continuato a lavorare sodo sotto lo sguardo vigile del suo allenatore, Simone Vagnozzi, preparandosi per gli impegni ufficiali che lo attendono. Cosa riserverà il destino al giovane talento italiano durante il torneo di Madrid? Non possiamo fare altro che aspettare e vedere quali altre sorprese ci riserverà il suo percorso sulla terra rossa spagnola,